Eccomi qua con una nuova parrucca e quindi con un nuovo tentativo di provare a sistemarla, perché come vedete questa ha veramente una frangia lunghissima. Questa sarebbe l'attaccatura giusta e questa è la frangia, cioè un po' sì stile anime, un po' stile manga, ma così veramente la no. Quindi anche stasera proveremo a sistemare questa parrucca che, come vedete, è molto molto lunga, è veramente lunghissima e mi piace tantissimo, però ha questa, diciamo, texture, chiamiamola così, di capelli un po' aridi, nonostante io ci abbia messo l'olio, ma insomma non va. Quindi secondo me questa parrucca aggiustata per bene qui davanti potrebbe benissimo far pensare a Frozen, e io direi che possiamo eliminare tutto questo crespo facendo una bella treccia laterale. Secondo me potrebbe essere la soluzione migliore, ma come al solito vediamo come procede, perché tanto io decido una cosa ma non è poi mai quella finale. Prima cosa, tagliamo questa frangia perché io già non la sopporto più e qui il lavoro sarà tosto. Allora vediamo un attimo, ma già è bella divisa a metà, perché si potrebbe anche pensare di provare a fare, però non so se sono in grado, anche una frangia tipo scalata laterale, potrebbe essere carina. Proviamo. Prendo il mio fidato attrezzo, che non ricordo bene come si chiami. Proviamo a fare una cosa diversa dal solito, perché sennò tutte le parrucche io le taglio allo stesso modo e alla fine proviamo. Allora direi che qui la lascio così da parte, no? Io sì, parlo come se fossi esperta di capelli, ma in realtà non è così. Allora, che poi la cosa difficile è farle uguali, è praticamente impossibile. Comunque mettiamola un pochino, diciamo, per traverso, tipo così, e tagliamo. Questo è il momento che dà più soddisfazione. Tagliare i capelli dà soddisfazione quanto pettinarli, secondo me. Cioè, proprio sì, dà soddisfazione. Forse perché si fa qualcosa che ci rende diversi, non lo so. Comunque potrebbe essere. Allora, ho tagliato un bel po', ma come vedete, il mio tentativo di farla obliqua è miseramente fallito, e quindi secondo me questo è un segno che io non la farò mai scalata. Comunque ci riprovo, visto che comunque ancora è un po' lunga. Accidenti a questi capelli elettrici, siccome è ancora un pochino lunga, proviamo a mettere questo attrezzo un pochino più così e vediamo. Allora, a me questa parrucca è sempre piaciuta tantissimo, proprio perché è lunghissima, però così lunga davanti. Allora, vediamo, cioè, come al solito, torniamo al solito problema che tagli, ma la frangia è sempre lunga. Ok, passiamo a quest'altro pezzo e poi torneremo di qua. Allora, qui continuano ad esserci capelli lunghi ovunque. Questa è, cioè, è veramente impegnativa questa di parrucca. È impegnativissima. Allora, sì. Mettiamo sempre il nostro mitico attrezzo. Ma tu guarda che la faccio metà in un modo e metà in un'altra. Alla fine non resterà nulla di questa frangia, perché taglia qua, taglia là, sarà cortissima. Ok,
Sì. Andiamo, vediamo che succede. No, già. Comunque qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che tu tagli, ma è sempre lunga. Questa cosa è... Vabbè, allora facciamo una cosa. Facciamola come al solito. Secondo me alla fine conviene fare come al solito. Dunque, non ci sono novità rilevanti nella mia vita. Infatti sto di nuovo qui a pettinare la parrucca. Se avessi cose importanti da fare, non starei qui. Ok. Niente, continuo a studiare, a preparare l'esame, che dovrei riuscire a fare ad aprile, speriamo. Quindi poi, fatto quello, si passerà alla tesi. Non vedo l'ora. Però ecco, a parte lo studio, allora, ci sono anche in ballo un paio di viaggi tra... Ma perché ci sono questi capelli lunghi? Tra la primavera... Cioè, io sto odiando questi capelli lunghi, su questi di taglio e via. Ci sono in ballo un paio di viaggi, le cui mete però sono ancora sconosciute, perché dovrei partire con un gruppo. Cioè, io non credo che si veda dalla videocamera, ma sono piena di capelli lunghi, ovunque non riesco a fare nulla. Insomma, ci sono in ballo un paio di viaggi con mete ancora sconosciute, perché vogliono lasciare la suspense. Però uno è un weekend lungo in una capitale comunque europea, e voci di corridoio che ho sentito parlano di Amsterdam. Se così fosse, sarebbe bellissimo, perché Amsterdam è una città tra quelle che ho sempre sognato di visitare. Sì, sto facendo una cosa proprio brutale. Oh. Ah, fine. E poi invece a tipo fine agosto, cioè orrendo, sembra un cane. A fine agosto, invece, settembre, dovrebbe esserci un viaggio transcontinentale, hanno detto. E questa cosa un po' mi inquieta, perché io in realtà fuori dall'Europa non sono mai andata, non ho mai avuto neanche il passaporto, non ho mai nemmeno volato, rendiamoci conto. E quindi questa cosa un po' mi emoziona e tutto, però comunque sicuramente ci andrò. Ovunque vadano io penso di andarci, proprio perché voglio fare questa esperienza, sì. Quindi ho deciso di tagliare questa frangia in questo modo selvaggio. E quindi niente, diciamo che sto aspettando, sì, questi viaggi. Per il resto niente, continuo a studiare, a lavorare, insomma. Diciamo che ultimamente mi sto dedicando un po' di più, vabbè, a parte vabbè, allo studio e un po' anche alle cose mie, cioè tipo, ne so, il disegno, la cucina. Cioè, guardate che ho fatto. Ecco, io lo sapevo che questa andava a finire così la cosa. E sto guardando veramente molto molto di meno i social, in particolare anche YouTube, perché non trovo più, cioè, a parte magari, che ne so, qualche video di arte sul disegno, su cose così, o a volte anche la cucina, ok, ma sinceramente YouTuber che parlano del più e del meno le sto veramente tralasciando tantissimo, perché mi hanno stancata. Vedo solo tantissimo trash e non mi piace, non lo vedo neanche in televisione, cioè quindi proprio non lo cerco sicuramente nel tempo libero che ho, e veramente pochissimi contenuti originali secondo me,
e quindi niente, sto veramente tralasciando moltissimo i social, ma non mi dispiace sinceramente. Allora io direi che questa frangetta la lasciamo così selvaggia. Questa volta ho fatto veramente un disastro. Allora proviamo a vedere se migliora la situazione facendo una bella treccia laterale. Ok, proviamo a fare questa treccia laterale, che dovrebbe secondo me riuscire perché i capelli non sono scalati e quindi secondo me dovrebbe venire benino. Questa povera frangetta, cioè quella frangetta l'ho veramente distrutta e vabbè. Che vuoi che gli faccio? Lasciamo stare. Proviamo a fare questa treccia. Allora, io ho preparato già un elastico più o meno. Sono piena di capelli. E quindi, insomma, niente, sto aspettando i viaggi, soprattutto di conoscere le mete. Quello transcontinentale, non lo so, ma ho sentito dire potrebbe essere l'India. E sinceramente questa cosa un po' mi inquieta, perché l'India è un paese particolare e ora, ok, non è che ci porteranno proprio nei posti, diciamo, più malfamati, però è uno di quei posti, secondo me, non è che lo conosco tanto, però boh, che c'è tantissima differenza tra ricchi e poveri, e quindi boh, non lo so, comunque vediamo, perché ancora sono solamente voci di corridoio e non lo so. E niente, cioè questa frangetta è veramente inquietante, oserei dire che è veramente sì, inquietante. Cioè sembra che mi sia saltato addosso un animale che abbia cercato di sbranarmi e non ci sia riuscito e si sia accanito sulla frangetta. Ok, la parrucca sta perdendo anche un sacco di capelli nel frattempo. Io lo vedo perché ho lo sfondo della felpa nero, quindi vedo i capelli bianchi. Però secondo me questa merita di essere tenuta a bada con questa cosa. Allora, togliamo i capelli. Ok, non ci sono più capelli. Allora, come al mio Solar, quindi mi piace questa cosa qui con questi capelli un pochino più lunghi. Allora, come al mio solito, adesso proviamo a vedere se pettinandola, ma che vuoi che migliori? È un disastro. Vabbè, diciamo è una frangia moderna, sì. Allora, vediamo com'è da parte. Ah, dai, ok, così è carina. Neanche sembra smozzicata la frangia. Diciamo che se userò questa parrucca per fare qualche foto, dovrò cercare di evitare il lato peggiore. Dietro non è proprio precisa, però vabbè. E ok, la frangia è sì, è proprio stile animale che mi ha aggredito e mi ha morso su e giù, insomma, lasciamo perdere. Per il resto, però perlomeno non è più fino a qui, quello è sicuro. Direi che questa di parrucca sistemata così è più che accettabile. Insomma, mi dispiace molto per averla conciata così. Ok, e niente, stavolta è andata così, però via, diciamo che magari con Photoshop si può anche sistemare un po' la situazione, però per il resto fatta così, stile un po' Frozen. Mi piace, diciamo, questa era un po' l'acconciatura che richiamava questa parrucca, secondo me, con questo colore. E niente, un disastro. Però
però almeno un'altra parrucca l'ho sistemata, yeah. Ancora ho le due nuove e non le ho ancora sistemate, quindi non le ho neanche tirate fuori dal cassetto, rendiamoci conto. Ok, quindi io vi ricordo, se non siete iscritti e vi possono piacere i miei video senza senso, iscrivetevi e seguitemi anche sui social, soprattutto Instagram, se trovate i link, perché lì posto praticamente quasi tutti i giorni. E noi ci vediamo al prossimo video, che chissà se sarà di nuovo la sistemazione di una povera parrucca, e non lo so, vedremo. Ciao e al prossimo video.